cosa ci dobbiamo ribellare? If you didn't care, what happened to me? And I didn't care. Guarda, secondo me, per me è stata una cosa normale, è stata normale anche per la mia famiglia, perché credo che ci vuole più coraggio a non andare a fare le denunce che andarle a fare. È un nostro dovere civico andare a fare le denunce, quindi quei quattro pezzi di merda di mafiosi vanno denunciati. Io sono forse uno dei pochi imprenditori in Italia che mi posso vantare di non avere pagato mai il pizzo. Da lì le mie denunce sono state normali, credo che fino a oggi ho fatto più di 30 denunce per attentati e atti vandalici. E loro sono state arrestate, condannate, e con chi ha preso la minima pena è stata da 10 anni a 16 anni. E poi sono diventato testimone di giustizia, di cui abbiamo fatto un'associazione, l'unica associazione al mondo dei testimoni di giustizia, sono il presidente dell'Associazione Nazionale dei Testimoni di Giustizia, e nel giro di pochissimi anni, nel giro di 3 anni, dal 2014 al 2017, sono riuscito io assieme agli altri testimoni a portare a segno 3 leggi importantissime. La prima è la legge regionale per l'assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione, poi c'è la seconda, che è giustamente la stessa legge ma a livello nazionale, per l'assunzione del sistema di giustizia nella pubblica amministrazione, e poi c'è la 3500 bindi, che è stata votata unanime nel dicembre 2017. Svolgere qui il proprio ruolo di magistrato, che inevitabilmente è un ruolo di contrasto a questa forma di criminalità, evidentemente ha un significato particolare. D'altra parte ci sono delle vicende storiche recenti che ci dimostrano che il boss, anche se è costretto a sottrarsi alle ricerche dello Stato, della magistratura, delle istituzioni, perché raggiunto da provvedimenti cautelari o da sentenze di pena di condanna, difficilmente il vero boss si sottrae dall'ambiente dove ha la sua maggiore influenza. Basta ricordare che Totò Riina, Bernardo Provenzano, tanto per fare due nomi a caso, sono stati arrestati qui dopo anni di latitanza, probabilmente ancora qui, non qui a Enna, evidentemente altrove, si trova il principale latitante che ancora viene inseguito, che è Matteo Messina Denaro. D'altra parte, voglio dire, non è solo per certi versi una questione di convenienza e di opportunità se il boss mafioso non si allontana dal luogo di influenza, dal luogo dove esercita la sua nefasta leadership, perché chiaramente rimanendo in zona può controllare più direttamente e peggiormente i suoi interessi. Ma in un certo modo c'è anche una sorta di questione di prestigio, perché nella sfida allo Stato che si viene a ingaggiare per sottrarsi alle ricerche che pure vengono fatte da, questo per poco che mi risulta, lo posso comunque confermare dall'interno, da personale di polizia abbastanza preparato e attrezzato in questo tipo di attività, il fatto di dare scatto continuamente, diciamo, a chi con insistenza, con professionalità e anche con l'ausilio di mezzi tecnici lo insegue, lo bracca di continuo, è anche un po' cosa che purtroppo finisce anche con aumentare il prestigio, di inafferrabilità. Cioè. Direi che l'attenzione sul fenomeno della mafia non è mai troppa. Io intanto sento soloni di varia estrazione che dicono che si parla troppo di mafia, che si fanno troppe conferenze, che ci sono troppe iniziative. Beh, io credo che la mafia, finché non venga definitivamente sconfitta, rappresenti un cambio della nostra società. Credo che la formazione di una cultura antimafia sia assolutamente indispensabile e che queste iniziative non siano mai troppe. Io a Enna sono venuto tante volte e sono veramente fiero e onorato oggi di essere qua. E voglio mandare soltanto un messaggio ai commercianti di Enna: denunciate per i vostri figli, scegliete da che parte stare. Io ho scelto di stare alla parte della legalità e in culo alla mafia. 1, 2, 3, 4, 5, 10.